Bentornati amici Smokers, nel video di oggi, da come si evince dal titolo, vi parlerò del Solani White e Black 763, un tabacco prodotto dalla Golas & Co., una miscela composta da tabacchi Black Cavendish, Virginia e Latakia. Un taglio broken flake che vi faccio vedere subito da più vicino. Intanto mi abbrustolisco, che vi faccio vedere. E c'è Sid l'anima che sta a giocare con Sid il gatto, ha scoperto la pasta e mi muove la telecamera. Vabbè, questo non è niente. Comunque, dicevo, mi abbrustolisco un bel nostrano del Brenta, un bel avanone del Brenta, intanto che vi faccio vedere il video del Solani 763. Mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale. A voi non costerà niente, a me aiuterà tantissimo a crescere. Video. Ed eccoci all'apertura della nostra tin, così come si presenta. Un taglio broken flake, da come potete vedere, dei colori sullo scuro, dal marrone al marrone più scuro. All'olfatto sento degli odori acetosi e un po' leggermente terrosi. Stranamente non sento i legni della Dacia e neanche l'affumicato. Mi preparo una carica sempre sbriciolandolo un po', sfregandolo con le mani. Un'umidità ottima, direi, del resto come tutti i Solani. In combustione necessita di qualche piccola riaccensione, ma niente di compromettente. Una forza nicotinica e un corpo di sapori, direi sul medio, un 2,5 su 5 in entrambi i casi. Per quanto riguarda i sapori, però, non solo non l'ho capita, ma perché veramente i tabacchi Virginia e la Dacia si sentono bassissimi, quello che si sente è solo un dolciastro saponato. Non sono riuscito a gustarmela, l'ho anche tenuta da parte, ne ho fumato più di mezza tin, tre quarti, ecco, è rimasto questo. L'ho messo da parte in un barattolo sperando che prendendo l'aria dopo un mese, anche due, i tabacchi Virginia fossero migliorati. Sarebbero fatti sentire di più. Qualcosina è cambiato, ma sinceramente non sono riuscito proprio a gustarmela. Non l'ho capita e non mi è piaciuta, mi dispiace. Tutt'altra cosa, per esempio, la Solani 779, che si sente un buon Latakia. Qui non posso dire la stessa cosa. Sono rimasto un po' deluso, perché comunque sia un tabacco di cui anche ho sentito parlare bene. In italiano non c'è, ho cercato, non c'è alcuna recensione, in inglese ci sono, ma un paio di iscritti che lo prendevano dalla Germania me ne avevano parlato bene. L'ho voluto provare anche io, magari ero tentato in futuro a farne scorta se fosse stato buono come mi aspettavo, perché in Germania viene venduto a 22,40 euro a letto, quindi due tin. Sarebbe stato un buon Latakia da tutto giorno. Scrivetemi nei commenti se l'avete fumato, cosa ne pensate. Vi lascio in descrizione del video il link con la playlist Solani, dove c'è anche l'altra English Mixture che mi è piaciuta. Purtroppo qui non ci siamo, non mi esprimo neanche con il voto. Due puff in compagnia vi stiamo facendo. Io brindo sempre alla vostra salute con un ottimo bianco del Circeo. Cheers! E anche per oggi è tutto. Hasta la prossima, amico Smokers! Se il video ti è piaciuto, lasciami un bel like. Se vuoi sostenere il canale lasciando un contributo, anche un semplice caffè, segui il link PayPal in descrizione del canale. Ciao!